tutti e ben ritrovati, rieccoci. Oggi ancora un video unboxing. Voglio mostrarvi stavolta dei prodotti che mi arrivano dall'azienda Cobiz. Ho ricevuto questo pacco insolito rispetto agli altri perché ho preferito prendere dei prodotti un po' diversi, che non rientrano molto nella sfera delle mie abitudini, del mio solito, proprio perché amo le sfide, quindi ormai giochiamo fino in fondo, stimolando la creatività. Vi mostro il contenuto del mio pacco e vi ricordo che c'è un codice sconto anche per l'azienda Cobiz a disposizione per voi, quindi un coupon, e troverete questo codice nell'info box. Intanto questo è il mio pacco, voluminoso, ma proprio perché imballato benissimo, non bene, ma benissimo. L'ho soltanto aperto, visionato e come al solito preferisco spacchettare insieme a voi. Quindi questa è tutta la roba che mi arriva da Cobiz. La packing list, la bolla che accompagna il pacchettino con il contenuto, tutta la robina che ho preso, eccola qui. E invece andiamo a vedere nello specifico, aiuto, cosa contiene il pacco. Bene, questo è una bustina ripiena, un po' matriosca, ripiena di cose. Andiamo prima a vedere questa merce qui. Allora, si tratta di sono degli anelli di congiunzione, anelli link, sul sito si trovano così, connettori, ecco, anelli connettori, il che significa che sono saldati e questo è il codice, sono 20 pezzi e sono in acciaio inox come potete vedere. Non sono saldati, vi faccio vedere nello specifico la qualità di questo prodotto. Mi piace l'effetto a sfera che ha. Questa texture pallinosa e questa la vendevano con varie misure, quindi era possibile selezionare la dimensione di questi connettori e io ho scelto una 18, quindi 18 mm di diametro interno per questo elemento qui. La confezione contiene 20 pezzi, è assolutamente indistruttibile dato il materiale perché acciaio inox e sicuramente non si annerirà nel tempo, scusate. L'effetto di questo acciaio sembra più l'argento tibetano, quindi devo dire che è molto anticato, non è il solito acciaio inox che abitualmente vedo negli altri materiali. Altro pacchetto, ho preso la confezione da 100 pezzi di questi perni in acciaio inox. Ne avevo presi 10 e ho preferito continuare a rifornirmi di questo perno perché lo trovo davvero, davvero molto bello e molto, molto elegante. Ero tentennante all'inizio, l'ho voluto provare anche se avevo detto questo anche quando avevo preso i primi 10. Molte hanno fatto delle recensioni più che positive per questo perno, ma io ero un po' in dubbio per il fatto della dimensione di questo aghetto. In effetti non è così grande, mentre devo ricredermi proprio sulla qualità perché è di una qualità assurda, fatto veramente bene, ragazzi. È 100 pezzi di questo perno qui in acciaio inox, quindi parliamo sempre di acciaio inox. Era in offerta intorno a 4,50 euro. C'era la promo, quindi è possibile trovare grandi quantitativi di perni, quindi a prezzi veramente irrisori, perché con 2 euro ci compriamo essendo 6 perni su Ali. E non parliamo nemmeno di acciaio, quindi come prezzi siamo più che contenuti e la quantità, non sto qui a contarli, però 100 perni, anche fossero meno, voglio dire, non è un problema. Quindi consiglio questo prodotto, mi ci sono trovata bene e per me questo è il secondo approvvigionamento. Ho preso un filo di questi cristalli neri, sono 3x2 mm, come potete vedere. Sono cristalli rondelle in vetro, quindi sfaccettate, colore nero, 3x2 mm.
è un filo pressoché lungo come quelli che prendiamo di solito e che troviamo nei nostri negozi, sarà intorno a 40 centimetri, 45 poco più. No, questo è piccolino, direi che siamo su 40 centimetri. E questi sono da 3 mm, quindi 3 x 2 mm. Metto via questo cristallo. Aiuto. Va bene, sistemo dopo. Altra cosa che voglio mostrarvi e che ho preso sono questi portachiavi, struttura per portachiavi, sono in lega e questo pacco contiene 5 pezzi. Li trovavo molto, molto raffinati in foto nel sito e devo dire che lo sono assolutamente anche di presenza. Aiuto. Di presenza sta per dal vivo, un sicilianismo. Nel frattempo vi fate una cultura, insomma. Va bene, questa è la base per portachiavi. Lo utilizzerò per uno dei tutorial che farò per l'azienda e che pubblicherò per voi. Ancora un'altra cosina, una chicca. Che ho preso, che sono rimasta veramente sorpresa di questa cosa qui. Avevo visto queste mini nappe, ma tutto mi aspettavo che fossero così mini. Guardate rispetto al mio unghio, sono un centimetro di lunghezza, un centimetro e qualcosa per i casi più lunghi, e sono 20 pezzi. Sono tutti colorati, me ne aspettavo decisamente più grandi, ma non mi dispiacciono perché avevo in mente di fare qualcosa. Quindi, al momento in cui ho visionato così dall'esterno, questa è la prima volta che li tengo in mano. Sono veramente microscopiche, guardate. Quindi, quando ho visionato questa cosa con grande sorpresa, da un lato ero sorpresa, ma da un lato mi si sono accese mille lampadine riguardo a questo elemento. Quindi, sicuramente ci potrò fare qualcosa di particolare. Mi piace tanto questa micro nappa. Il codice ve l'ho fatto vedere, ve lo rimostro. Questa è davvero una chicca, una cosa insolita, anche da trovarsi, penso, almeno io non l'ho mai vista così piccola. Per me è la prima volta che vedo queste nappine. Quindi questo è il codice di questo prodotto. Passiamo al rotolone di catenina. Questi sono 10 metri. Ormai il codice è qui nell'esterno, ve lo faccio vedere prima. Questo è il codice ed è la catenina scusate, in alluminio, quindi leggera, catenina diamantata. Questa la uso spessissimo. Aiuto, questa. Metto pausa un attimino. Ce l'ho fatta. Sono riuscita a liberarmi dell'involucro. Questa catenina è fantastica. Il capo è qui, ecco. C'era anche dell'altro scotch. Le cose le confezionano veramente ad arte. Non è grandissima, non è piccola. Il diametro di ogni cerchietto siamo intorno a un centimetro, quindi centimetro di diametro pressoché. E questa catenina ci faccio mille usi solitamente. Il prezzo sul sito era più che abbordabile per il quantitativo di catenine, quindi mi sono detta perché non prendere tutto il rotolo, dato che l'uso e l'impiego è basso per me di questo materiale qui. Quindi metto via questa e passo a un altro rotolino che ho preso. Stavolta parliamo di juta, del diametro di 1 mm. Nell'info box vi metto i quantitativi nello specifico e tutto quello che occorre. Questo è una juta da 1 mm di spessore. Il rotolo non mi ricordo nello specifico quanto filo contiene, il quantitativo, però
Ve lo specificherò sicuramente nell'info box. Sono pochi prodotti, mi rimane solo l'ultimo pacchettino da vedere insieme a voi. So cosa contiene, ma non ho visionato ancora questo. Sono degli uncinetti, un set di uncinetti, e questo è il codice. Il prezzo di questo articolo con la promo era 3 euro e qualcosa, 3,30 euro, una roba del genere. Sicuramente ne vale la pena. La custodietta è graziosissima, è in ecopelle, non è grandissima come potete vedere, pressoché quando è il palmo della mia mano. E all'interno sono contenuti questi uncinetti, questo set di uncinetto, scusate, di ferri per uncinetto, di varie dimensioni. Questi sono, mi ricordo perfettamente che sono in alluminio, quindi sono leggerissimi. E ci sono quindi tutti questi numeri. Io sono un po' spratica, so lavorare l'uncinetto perché altrimenti non l'avrei selezionato questo prodotto, però sono un po' bianca come tecnica, quindi non mi saprei orientare con la terminologia. Quindi sono ferri per uncinetto, varie misure, e così evito di fare gaffe. E questo set lo trovo veramente utile, molto grazioso. Spero di poter riuscire a fare anche un tutorial che abbia come soggetto l'uso di questo strumento. Possibilmente cercherò di lavorare, magari l'aiuta. L'ho preso proprio con questo intendo. Bene, il consiglio per gli acquisti è finito. I miei consigli per gli acquisti sono terminati. Ci rivedremo presto sicuramente con un nuovo video tutorial. Io adesso vi saluto, vi abbraccio e ci troviamo presto. Ciao!